Bimbi sperduti, vi spiego un po' quello che sto facendo in questa fantastica giornata. Il frigo, il nostro problema adesso è far funzionare bene il frigo, non raffredda in nessuno dei tre, trivalente, e non raffredda in nessuno dei tre modi. E lo sto smontando per capire cosa succede. Guardate. Allora, la bestialità. Questo non è il frigo originale che c'era sul camper, è un Dometic più piccolo. Infatti, l'altro arrivava fino alla fine, presumibilmente fino alla fine dello scomparto. Invece è stato messo uno più piccolo e sopra è stato messo un cassetto che io ho già tolto, un cassettaccio che è quello là in fondo. Ok, per toglierlo bisogna spaccarlo, non so che cazzo di guide, che cavolo di guide siano state messe su, però bisogna fondamentalmente romperlo. Adesso non so se poi rimettendolo su si mette a posto. Comunque, questa cosa qui è artigianale, è stata messa assieme al frigo, e questo è il ripiano che c'è sotto il cassetto. È avvitata da qui dentro con delle viti che ho già tolto per tenerla ferma qua. Stessa roba da qua dentro dall'altra parte. Ok, un frontalino l'ho già tolto, anzi doppio frontalino qui, tec e tec, l'ho già tolto da qua davanti. E adesso lo tiriamo fuori tutto. Lo sportello l'ho tolto prima per evitarmi rotture di pippi. E andiamo avanti. Adesso questo qui lo spostiamo, questo lo tiriamo fuori, vediamo come sono collegati i cavi dietro, perché sono ignorante in materia di frigoriferi trivalenti. Proviamo a vedere come si fa. Una volta tirato fuori il frigo, sto smontando tutto perché ho deciso di provare a capovolgerlo, perché tanto è morto, non raffredda, e quindi proviamo a vedere cosa succede. Sto staccando 12 volt, 220, perché sono tutte cose che vanno staccate per capovolgerlo, e anche il gas. Tubo del gas stacchi qui, stacca lì. E poi lo lasciamo domani tutta la giornata capovolto e vediamo cosa succede. Buongiorno, allora ragazzi miei, il frigo è stato smontato, staccato e portato giù dal camper per vedere qual era il problema, se riusciamo a farlo ripartire perché non raffreddava. Forse ve l'ho già spiegato, ma lo ridico. E niente, ho fatto una manovra che molti mi hanno sconsigliato, o alcuni mi hanno sconsigliato, però è scritta nel libretto, come vi farò vedere. Allora, vediamolo, eh. Misure dopo un prolungato inutilizzo dell'apparecchio. E c'è scritto che praticamente bisogna rivoltare l'apparecchio facendo ok, ripetere più volte il procedimento, quindi rovesciarlo e rimetterlo dritto. Io l'ho fatto, mi è andata bene perché adesso raffredda, almeno 220 raffredda. 220 l'ho potuto provare ancora staccato qua in garage, perché c'è la sua presina sciucco molto comoda, e mentre invece a gas ovviamente lo devo collegare su. Adesso l'ho aperto per farlo riscaldare, poi vedere se raffredda bene a gas. A 220 funziona, a 12 volte a gas devo provarlo ricollegandolo. Insomma, prima vorrei fare una pulizia del bruciatore, perché probabilmente era molto tempo che era fermo, e comunque per sicurezza, e poi provarlo anche a gas.
Vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è il mobiletto che ha fatto il proprietario precedente, installando il frigo nuovo, più piccolo logicamente. Questo ha tutto spazio vuoto, ha fatto questa specie di impalcaturina per aggiungere poi un cassetto, vedete qua le guide, per aggiungere un cassetto per sfruttare, diciamo, lo spazio vuoto che rimaneva qua su. Ecco, questo è il vano senza frigo come si presenta. Questo è il tubo del gas staccato. Qui ci sono, qui passeranno i cavi, che io adesso ho scollegato, cavi 220 12 volt. E adesso io devo andare a sostituire questa piccola griglia che si è un po' rovinata, tipo, è tipo una zanzariera. Adesso vado a sostituirla da sotto. Ed ecco quella piccola griglietta da sotto il nostro camper. Fate un tour panoramico del camper da sotto, dai. Ciao. Ciao ciao. Ehi là. Hallo. Che ci stai a fare lì sotto? Sto a fare il meccanico di Noartri. So bello visto da qua. Bellissimo. Ma tu da qua sotto sei più bella. Dalla grata ti prendo. Andiamo a raccontare ai nostri due spettatori quello che sto facendo. Che stai a fare? Sto togliendo questi gancetti che fermavano la griglia, no? Quella tipo presa d'aria, no? E io lo sto riprendendo dal vano del frigorifero. Tutto in faccia quando lavoro, negli occhi, in bocca. Esistono gli occhiali. Molto bello. Cosa sei diventato oggi? Che dici? E niente, praticamente poi la sostituisco con un pezzo di zanzariera nuova. No. E poi io rimetto i ganci, insomma, O no? Che dici? Dici? Perché che sto puzza a parlare in questa maniera? Non capisco. Comunque. Dai, lavora! Tutto a posto. Tutto a posto, a Ferragosto. Tutto a posto. Andiamo avanti, va. Via. Ancora sta a filmare. Sembra in uno schermo. Lo schermo della TV. Ma sono un po' postici da togliere questi gancetti. Ho detto una parolaccia. Che ma faccio? Che ci segnalano. Taglio. È scomodo! C'è odore di gas! È scomodo! C'è odore di gas! Che odore di gas? Dio, buon, qua sotto c'è odore di gas abuso!